Buongiorno ragazzi, oggi ci troviamo nella palestra tradizionale dello Stadio Olimpico e andremo a intervistare un giocatore laziale. Andiamo a vedere chi sarà. Grande Tommy! Come stai? Bene, Musone, bene. Bene, che dici? Tutto ok, dai. Ci troviamo qua oggi nella palestra dello Stadio Olimpico per intervistare Tommaso Giovannetti. Dopo la prima intervista con Danilo Faso andiamo a intervistare Tommaso Giovannetti, prima categoria. In questo momento gioco per il Messina in A1 perché l'anno scorso ho giocato a Genova. Ho iniziato a 8 anni, un po' così per caso, perché diciamo che mio padre aveva questa passione per il tennis tavolo insieme a un altro suo amico e hanno deciso insieme di aprire una società nel mio paese a Monterotondo. Quindi inizialmente non ero molto convinto di iniziare, anche perché ero molto appassionato al calcio, al nuoto, quindi facevo 3 sport e diciamo che il ping pong non era uno di quelli che dici è il ping pong. Poi per 2 o 3 anni ho fatto calcio e ping pong insieme. All'età di 10 o 11 anni ho dovuto fare una scelta se scegliere tra ping pong e calcio e non so in quel momento per quale motivo, ma ho deciso di continuare con il ping pong. Bene, bene. Dove hai iniziato a giocare a ping pong? In che palestra? In una palestrina minuscola davanti a casa mia. Sempre così, quando si intervistano i grandi giocatori nascono sempre storie. È vero, questa volta è veramente tutta verità. Sotto fondi di scale, garage, piano fino ad arrivare poi a... Sotto una chiesa, sì, una palestra minuscola sulla via di casa mia che era una scuola. Quanti tavoli aveva questa palestra? 2 e 1 nell'atrio, quindi proprio minuscola. E quando è che hai capito che poteva diventare una parte importante della tua vita, se non la principale? Ho fatto sempre tutto un po' incoscientemente, perché all'età di 10, 11, 12 anni, 14 addirittura, non capisci bene. Però nel periodo in cui mi hai allenato te... Ma perché l'ho allenato io? Non mi ricordo. Nel periodo in cui mi hai allenato te e il periodo dopo che ho lasciato casa per andare ad allenarmi con la nazionale, diciamo che lì ho iniziato a capire che sta diventando un po' più seria. Io ho allenato Tommy per 4-5 anni, il periodo che allenavo all'SD Monterotondo Tennis Tavolo. Diciamo che siamo riusciti in quel periodo a creare un bel gruppetto di bei giocatorini e siamo riusciti a livello giovanile anche a vincere i campioni italiani a squadre, quindi è stato un periodo che ricordo veramente con molta felicità e Anch'io. Sì, è stato proprio veramente un bel periodo. E mi ricordo che ci allenavamo, avevamo iniziato a fare una cosa un po' più seria dopo il secondo anno che venivo e abbiamo iniziato a allenarci quasi tutti i giorni. Il primo anno venivi e non venivi, poi dopo un po' mi ricordo che mi veniva addirittura a prendere a scuola con lo scooter, andavamo direttamente in palestra. Ci fermavamo prima a prendere le pizzette e poi andavamo a fare allenamento. È vero. Dopo gli anni di Monterotondo, Tommy ha fatto una scelta importante. È andato a vivere a Formia, al centro olimpico. Raccontaci un po' l'esperienza di Formia. Allora, l'esperienza di Formia è stata un'esperienza che mi ha fatto crescere tanto, soprattutto a livello sportivo, ma molto anche a livello personale, e proprio la vita di tutti i giorni. Diciamo che a 14 anni mi sono ritrovato fuori di casa e ad aver determinate responsabilità e quindi mi ha fatto crescere molto. Certo. E poi anche a livello di tennis tavolo comunque era tutta un'altra realtà, venivo da una realtà come Monterotondo che per certo, quanto siamo stati realtà. Bravi, ci siamo allenati tanto, lì era tutta un'altra certo. Cosa. Come si svolgeva la giornata a Formia? A Formia la giornata si svolgeva diciamo la mattina dalle 8 fino a mezzogiorno circa, dipende, poi potevano variare gli orari, andavamo a scuola, pranzavamo, riposo, il pomeriggio alle 4 iniziava allenamento, fino alle 6, 6 e mezza, poi seduta di preparazione fisica e la mattina, visto che andavamo a scuola, dopo cena facevamo un altro allenamento dalle 9 alle 10 e un quarto, una roba del genere. Insomma, la giornata era bella intensa. Sì, sì, sì. Diciamo che adesso riesco a gestirmi un po' meglio. Da solo, ho finito gli studi, quindi magari la mattina sto in palestra un po' di più, pomeriggio anche sto in palestra, però magari mi dedico un po' più al fisico. Sei più maturo, diciamo. Sì, dai. Sì, un po' più maturo di prima. Una maturità tale da poter gestire sì. Autonomamente. Sì, sì, sì. Ho visto che adesso ultimamente hai fatto il torneo di Biella, il torneo internazionale. Come gestisci l'approccio di una gara internazionale?
rispetto magari a una normale gara o al campionato? Allora, diciamo che a livello d'approccio cerco di essere quasi sempre con lo stesso, diciamo. Però a livello internazionale, a parte che sento un po' più la pressione, ma tutta un'altra atmosfera, cioè giochi per te stesso, giochi perché devi puntare a un determinato obiettivo, quindi è tutta un'altra, è molto diverso dal campionato, magari dai tornei in Italia. Si sente più la pressione, si percepisce proprio un'aria diversa. Il livello è molto più alto, soprattutto adesso che è l'anno olimpico, che tutti vogliono fare i tornei, c'è un livello molto alto, non è facile. E come riesci a trovare la concentrazione per affrontare questo tipo di gare? La maggior parte delle volte penso che sono, tra virgolette, i miei primi tornei a livello internazionale con i grandi, quindi non ho molto da perdere, gioco quasi sempre con gente più forte di me, cerco sempre di pensare a fare quello che faccio in allenamento, cerco di fare quello che so far meglio, quindi cerco di pensare più cose semplici e così magari piano piano riesco ad entrare in partita con un livello di attenzione maggiore, diciamo. Possiamo dire che hai centrato pienamente il punto, perché hai battuto Gasina ultimamente. Contaci un po' di questa tua vittoria con questo giocatore, ricordiamolo, 30 del mondo. Inizialmente sono entrato in campo non pensando troppo a Gasina, perché diciamo che era una partita molto importante per la squadra e cercavo semplicemente di fare il mio gioco e quello che alleno tutti i giorni. Quindi ci fosse stato Gacina o un altro davanti, io pensavo più a quello che dovevo fare io. Certo. E poi niente, mi sembra che il primo set sono partito bene, la partita poi si sviluppava, mi ricordo bene, perché i punti erano diciamo spesso a mio favore. Sì, a mio favore, nel senso che si impostavano in modo che io mi trovassi bene, quindi riuscivo a far bene le cose che pensavo prima di servire. Poi lui ovviamente sbagliava più del solito, quindi ho vinto più, diciamo, una partita sporca, non è stata una bellissima partita, però comunque vincere 6-5 al quinto, perché si arrivava a 6. Beh, questa è una, diciamo, bella soddisfazione. È una dimostrazione di maturità, come dicevamo prima. Hai ben chiaro quello che vuoi. Un'ultima cosa, volevo farti vedere un video, vediamo un po' se ti ricordi chi è questo bambino che qualche anno fa toppava. Me lo ricordo. Che cosa diresti a quel bambino che si approcciava al ping pong per le prime volte? Gli direi di avere del sacrificio per questo sport, perché senza il lavoro comunque non si va da nessuna parte, perché adesso con l'esperienza che ho ora ti posso dire che senza allenamento questo sport è veramente difficile, quindi gli direi sicuramente di fare molto allenamento e di non perdere tempo in altre cose che possano distoglierlo da quel percorso. Ok ragazzi, allora salutiamo tutti Tommaso e se avete qualche consiglio per intervistare qualcuno in particolare scrivetelo nei commenti e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Yu Pong.